Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Drums of War, un velocissimo gioco di carte a cura di Eclipse e Draco Ideas, che voglio ringraziare di cuore per questa copia che mi hanno fornito per la recensione, ed è un gioco da 1 a 2 giocatori, come riporta la scatola, della durata media di 30 minuti. Infatti è un gioco di carte velocissimo, un gioco di carte che dura un'ora, 2 ore, avrebbe qualcosa secondo me che non funziona. E dai 10 anni in su. Quindi è un prodotto che potete assolutamente dedicare a qualsiasi fascia d'età perché farete divertire grandi, piccini. Poi è un gioco competitivo uno contro uno, non di carte collezionabili. Quindi tutto quello di cui avete bisogno per giocare è qui dentro e nelle espansioni che usciranno. Ed è un gioco molto veloce che ricorda un po' il primo o il secondo Warcraft, dove vede da una parte gli umani, il regno degli umani, e da quell'altra parte il regno degli orchi che si vanno a combattere. Ve ne parlo a breve dopo la sigla. Drums of War, come detto poc'anzi, della Draco Ideas, è un gioco competitivo per due giocatori, dove un giocatore guiderà le armate del, vabbè, tra molte virgolette, bene, le armate degli umani, e dall'altra parte ci sarà il regno e le armate degli orchi. Quindi un gioco che ricorda molto da vicino il vecchio Warcraft 2. È un gioco molto semplice dove ci sono due mazzi, ognuno con le proprie carte, e non vanno né mescolate né niente. Sono due mazzi completamente divisi, dove in uno ci sono le carte degli umani e nell'altro le carte degli orchi. Il regolamento è veramente velocissimo, e ora a breve lo vedrete tra l'altro a schermo, piccolino, di poche pagine, si spiega veramente molto bene e poi le regole sono veramente facilissime. Infatti sono quei giochi di carte che piacciono a me perché si fa una partita a mo' di spareggio anche, o anche, perché no, una partita vera e propria competitiva o una modalità campagna. Ed è divertente perché ha non tanto un deck building, quanto questo regolamento, come vi farò vedere a breve, vi dice che ogni carta ha un costo e per attivarla dovete fare qualcosa. E di qua abbiamo il piccolo regolamento, saranno pochissime pagine, 5-6 pagine, che è la modalità per giocarlo in solo. Quindi, oltretutto, oltre ad essere un gioco veloce, vi dà la possibilità di comprarlo per giocarci da soli, perché qui avete la modalità appunto per giocarlo in solo con l'intelligenza artificiale data dalle carte. All'interno ci sono le carte, come vedete il retro di Drums of War, le carte degli umani. Ah, il gioco è solamente localizzato in inglese, in italiano non c'è, non so se lo porteranno in Italia, ma non penso. Le carte del regno degli umani e le carte degli orchi. Ciascuno di questi mazzi ha le sue truppe all'interno, soldati, macchine d'assedio e anche gli eroi. Perché per vincere una partita bisogna sconfiggere l'eroe avversario. Quindi, quando la vita dell'eroe avversario arriva a 0 punti, e ora vi spiego ovviamente come, la partita è vinta dalla parte appunto che lo ha buttato giù, che lo ha falciato. Quindi i mazzi, come vedete, sono divisi. E poi abbiamo la velocissima plancetta di gioco, come ora vedete a schermo, dove andranno messe le carte. Andranno messe le carte da pescare. Andrà messa la carta boss. Andrà messo il mazzo degli scarti e delle carte invece che sono state utilizzate e si possono riprendere. Mazzo degli scarti sono carte che usate, non le potete più prendere per tutta la partita. Mazzo invece delle carte utilizzate le potete poi ristappare e risbloccare nei turni successivi ripescandole per riprenderle in mano. Quindi comunque anche a livello di plancetta è molto molto veloce, si piega velocemente e dall'altro è un gioco anche che si porta molto facilmente. Nei mazzi carte ogni cosa che voi andrete a mettere in campo avrà un costo che è indicato nell'angolo in alto della carta. Quindi se una carta, ad esempio una truppa, Cavalcatori degli Orchi hanno costo 2, voi dovete spendere 2 carte per poter mettere in gioco questa. All'inizio di ciascun turno dal proprio mazzo ogni giocatore pesca 5 carte e se avete e potete giocare tutte le carte che volete. Quindi se mettete in campo 2 carte che costano 1, dovete mettere quelle 2 in campo e per ciascuna giocare un'altra carta. Quindi il costo è una carta, una o più carte scartate. Se quella carta per metterla in gioco costa 1, dovete scartare un'altra carta che avete in mano. Quindi per metterla in gioco una da 1, scartate 2 carte. Se dovete mettere in campo una carta, un guerriero, una truppa che costa 2 carte, ad esempio, ne dovete scartare 3. Lui per metterlo in campo e altre 2 carte qualsiasi in mano. Quindi, per
potete mettere una sola truppa che costa tanto, più truppe che costano poco, e lo dovete andare a distribuire sulle varie aree di gioco, che sono 5. Fronteggiate sempre quello che ci avete diretto sopra, quindi vedendo ora nel caso il tabellone, se voi mettete una truppa qui, potete fronteggiare la truppa che avete qui, tutte le altre truppe che vi stanno accanto o che sono adiacenti vi possono dare supporto per combattere, e poi se avete delle unità da tiro possono attaccare da ovunque, quindi qui e qui corpo a corpo, se qui c'è un nemico che volete distruggere con l'unità da tiro che avete qua giù, l'unità da tiro gli può tirare, un'unità da corpo a corpo non potrebbe, perché ci deve essere direttamente sotto o ai lati adiacenti per dare la forza dell'attacco. Non c'è nessun tiro di dado, nessuno. Se la forza della vostra unità supera la difesa dell'unità avversaria, avete vinto lo scontro. Quindi avete fatto una ferita, magari il nemico ha 2 o 3 ferite, ci mettete un segnalino sopra. Se invece avete truppe libere che non stanno fronteggiando nessuno, possono attaccare direttamente il boss, il leader. E quando il leader arriva a 0 punti ferita, la partita è finita. In conclusione, questo Drums of War è un gioco velocissimo, alla portata di tutti. Ci potete far giocare tranquillamente anche i vostri figli, i nipotini. L'unica cosa è che non è tradotta in inglese. Sì, la maggior parte delle cose da leggere sono cose di background fondamentalmente, però c'è anche qualche regoletta. Secondo me, spiegata un po' la carta e tradotta in italiano, cioè, ma lì per lì, di testo ce n'è veramente poco, ci fate giocare chiunque. È veramente molto bellino, costo contenuto, e per fare una partita la sera a tema fantasy, secondo me, assolutamente consigliatissimo. Non è un capolavoro del genere, nemmeno lontanamente, però comunque un gioco ristretto, veloce e divertente. Quindi, perché no, una partita ci sta. Ringrazio ovviamente la Draco Ideas per questa copia che mi hanno fornito. Se le volete ordinare, come sempre, primo link in descrizione, in sovraimpressione, in tutti i video, dal nostro negozio sponsor Gioco Libreria Semola. Non soltanto al miglior prezzo sul mercato, ma se andate sul sito di Gioco Libreria Semola e cercate Drums of War, il gioco è finito, non ci sono più copie, o proprio non c'è nella lista dell'elenco, quindi questo gioco non è nel catalogo. Mandate una mail al supporto e fate presente che arrivate dal mio canale, dal canale di Coridan. Gioco Libreria Semola farà il possibile per trovarvelo al minor prezzo, e usate sempre il codice discount Coridan7 per avere uno sconto del 7%. Per spese superiori ai 79 euro, corriere gratuito in 48 ore in tutta Europa, quindi anche fuori dall'Italia e isole comprese. State in Francia, ordinate, 48 ore vi arriva. Mi raccomando, anche se è finito o non lo trovate sul sito, mandate una mail al supporto. Gioco Libreria Semola è sempre un servizio impeccabile. Io ragazzi ve lo consiglio e poi ovviamente giudicate voi. Ciao ragazzi, alla prossima! Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e clicca sulla campanella per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche e non perderti nemmeno un video in uscita. Primo link in descrizione, primi link che trovate, ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale Facebook, al canale mio di live Twitch, alla mia pagina Instagram e alla mia pagina TikTok, che sono sempre aggiornate, e su Twitch mano a mano troverete la programmazione aggiornata con tutte quante le live del giorno, quindi guardatela sempre perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata. Mi raccomando, iscrivetevi soprattutto ai social perché sono sempre aggiornati, e se devo comunicare qualcosa anche per il canale YouTube lo troverete sempre lì. Ciao, alla prossima!